sabato 18 marzo, bentrovati per l'edizione delle 13.55 del telegiornale di Teleradio R. La cronaca, solo una condanna nel processo per la tentata rapina al caveau della NP Service a Foggia, messo a segno la notte tra il 24 e il 25 del giugno del 2014. Un assalto compiuto da un comando paramilitare che per alcune ore paralizzò una città. Vediamo. Una condanna e 8 assoluzioni nel processo per la tentata rapina al caveau della NP Service a Foggia, messo a segno la notte tra il 24 e il 25 giugno del 2014. Un assalto compiuto da un comando paramilitare che per alcune ore paralizzò mezza città. All'esito del processo il Tribunale di Foggia ha assolto 8 persone e condannato solo una persona a 2 anni di reclusione con pena sospesa. La sentenza è solo il troncone di un'inchiesta che vedeva imputate 17 persone, 2 sono state assolte con formula piena, altre 2 hanno patteggiato e 13 persone sono state condannate a reati che vanno dall'associazione per delinquere al possesso di armi. La notte del 24 giugno di 3 anni fa un comando di 20 banditi bruciò 8 trattori, furgoni, camion e rimorchi piazzandoli in mezzo alla strada per impedire e ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. Il comando sfondò poi il muro dell'istituto NP Service a Villaggio Artigiani per portare via la cassaforte. Un colpo però sventato dall'intervento di una volante della polizia. Gli agenti, infatti, dopo un conflitto a fuoco, misero in fuga i banditi. La cronaca ci porta anche a San Marco in Lamis. Sono scattate le manette per 3 cittadini rumeni di 22, 35 e 36 anni. I 3 sono stati arrestati dai carabinieri per estorsione in concorso in danno di un loro connazionale. Nei giorni precedenti l'arresto la vittima aveva denunciato ai carabinieri l'appropriazione indebita della propria autovettura da parte dei 3 connazionali, i quali a più riprese pretendevano 1.200 euro per la sua restituzione. La vittima aveva riferito anche di minacce rivoltegli da parte dei malfattori. I militari hanno sorpreso quindi durante l'appuntamento nel villaggio Borgo Celano i 3 uomini. Circondata la zona di intervento ed assistito allo scambio denaro auto, i carabinieri hanno quindi bloccato i 3 estorsori recuperando il denaro e restituendo l'auto al legittimo proprietario. Per i 3 si sono aperte le porte del carcere di Foggia. 39 slot machine sequestrate, 26 denunce. L'esito di un controllo in tutta la Puglia della Guardia di Finanza, che nei giorni scorsi ha messo a segno un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del gioco illegale e delle scommesse clandestine. Il servizio. 39 slot machine sequestrate e 26 denunce. È l'esito di un controllo in tutta la Puglia della Guardia di Finanza che nei giorni scorsi ha messo a segno un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del gioco illegale e delle scommesse clandestine. Il piano di interventi si colloca nell'ambito della missione delle Fiamme Gialle, finalizzata alla tutela del bilancio pubblico mediante la salvaguardia degli interessi erariali connessi al monopolio fiscale sui giochi, concorsi, pronostici e scommesse, attuato attraverso un'estesa attività di vigilanza per la prevenzione, l'individuazione e il contrasto degli illeciti penali e amministrativi contemplati dalle norme di settore. 169 i controlli effettuati dagli investigatori che hanno accertato 28 irregolarità, sequestrando 39 apparecchiature elettroniche tra terminali informatici, cosiddetti totem, e personal computer. 37 le persone controllate e 26 quelle che sono state denunciate dall'autorità giudiziaria. L'attività della Guardia di Finanza si sostanzia in primo luogo in interventi ispettivi nei confronti dei soggetti abilitati alla raccolta delle giocate per accertare l'esatto versamento dell'imposta unica sui concorsi e sulle scommesse e delle altre forme di prelievo erariale vigenti, nonché l'osservanza delle norme amministrative di settore. Analoga attenzione è poi rivolta all'illecita raccolta delle scommesse e all'organizzazione abusiva di gare e di giochi da parte di operatori non autorizzati, i quali, oltre alla concorrenza sleale nei confronti delle attività regolarmente amministrate, determinano una contrazione del gettito erariale derivante dal monopolio fiscale sui giochi e sulle scommesse. Dall'inizio dell'anno la Guardia di Finanza, in tutto il territorio pugliese, ha effettuato 202 controlli, rilevando 55 irregolarità con la verbalizzazione di 97 soggetti, di cui 34 denunciati. Una notizia politico-amministrativa. Lunedì 20 marzo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, parteciperà al Consiglio Comunale aperto di San Severo sul tema sicurezza e ordine pubblico nel comune dell'Alto Tavoliere. Il Partito Democratico non si arrende e chiede a Miglio di rivedere la sua posizione sulla vicepresidenza di Palazzo Dogana, dura presa di posizione di Elena Gentile.
Il PD non molla, vuole la vicepresidenza della provincia di Foggia, la pretende anche l'europarlamentare Elena Gentile. Il Partito Democratico ha chiesto e a mio parere deve pretendere che la nomina vicepresidente sia appannaggio di uno dei consiglieri dello stesso partito. Ma perché tutto questo accanimento alla vicepresidenza quando vale, così come ha detto qualcuno, quanto il due di coppe nella briscola? Ma è una questione politica di rapporti di forza, di equilibri, e a questo noi teniamo in modo particolare. E la lettura che offriamo è appunto questa: il Partito Democratico, che ha tagliato per primo il nastro dell'ultimo giro di boa per l'elezione dei consiglieri provinciali, è risultato il primo partito. Il PD pronto anche ad abbandonare il Consiglio. Se il Partito Democratico non viene riconosciuto come partito di punta di questa esperienza amministrativa alla provincia, penso che non ci rimanga altro che siedere nei banchi dell'opposizione e lavorare perché questa provincia finalmente ritorni a svolgere il ruolo a cui è chiamata. E la politica al centro della nuova puntata di Venti ed Eventi, il fermento congressuale del Partito Democratico e i temi della sicurezza, con l'approssimarsi della Giornata Nazionale della Legalità in programma martedì 21 marzo, sono gli argomenti dell'editoriale di questa settimana. La speranza è che l'arrivo della primavera contamini positivamente la nostra politica, che vedo ancora ferma su vecchi riti. E il commento di Michi De Finis in relazione alle mini tempeste in atto nel PD per il conferimento della vicepresidenza a Palazzo Dogana. La puntata, oltre ad essere online sul canale YouTube di Teleradio R, andrà in replica tutto il weekend al termine del TGR. E continuiamo ancora con la politica. Forza Italia questa mattina in piazza per raccogliere le firme da inviare a Trenitalia. Obiettivo: continuare a far fermare a Foggia i treni per Roma. Vediamo. In piazza per promuovere la petizione di firme indirizzate a Trenitalia. Obiettivo: non far saltare la stazione di Foggia dalla tratta Bari-Roma. L'iniziativa è di Forza Italia e Forza Italia Giovani. Vincenzo Diontino, Forza Italia Giovani di Capitanata, un'iniziativa per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica ma anche la classe politica locale. Sì, oggi siamo qui su Corso Vittorio Emanuele per una raccolta firma importante. Come se non bastasse già un aeroporto che non arriva, come se non bastassero le infrastrutture da terzo mondo che ci ritroviamo qui in Capitanata, ci fanno ora un altro regalo. Infatti da giugno il collegamento ferroviario Bari-Roma salterà la stazione di Foggia. Noi non ci stiamo. Di Mauro, perché questa petizione? Ma i nostri giovani ci hanno proposto di organizzare questa giornata, questo incontro con i cittadini, per capire se i foggiani veramente ci tengono, come ci tiene Forza Italia, a questo argomento così importante. E anche questa mattina il consigliere comunale e provinciale Pasquale Cataneo ha presentato la sua proposta sulla seconda stazione ferroviaria di Foggia. La stazione da realizzarsi, la seconda, rientra in un sistema integrato della mobilità che permetterà non solo alla Capitanata, a tutti i cittadini della Capitanata, ma anche al resto della Puglia e di parte della Basilicata e dei territori contigui di potersi avvantaggiare, per esempio con una riduzione di quasi 10 minuti di percorrenza per i treni veloci e di 15 per gli intercity, in modo tale che quello che l'Unione Europea con la rete TEN-T prefigura, cioè una maggiore accessibilità territoriale, una maggiore coesione territoriale, si realizzi a Foggia, non solo per Foggia ma per tutta la Puglia e tutti i cittadini che hanno il diritto della mobilità. Caro De Caro, a Foggia te fermato. Ed andiamo in provincia. L'Ecofuel, la fabbrica che dovrebbe trasformare plastica in kerosene nell'area industriale di Ascoli Satriano, continua ad animare il dibattito non solo nella cittadina dei Montidauni ma anche a livello regionale. La locale sezione del PD ha organizzato ieri sera un'assemblea cittadina alla quale ha preso parte anche l'assessore regionale Raffaele Piemontese. La cittadinanza ha diritto di sapere scegliere lo sviluppo del suo territorio, nessuno può e deve imporre nulla, ha dichiarato il segretario provinciale PD. Al dibattito è intervenuto anche il vice sindaco di Candela, Pasquale Capocasale, che si è detto pronto a schierarsi insieme a tutta l'amministrazione del suo paese a fianco di Ascoli per fare guerra all'ecofuel.
L'Associazione Radicale di Foggia, Maria Teresa Di Lascio, da oltre 2 anni sollecita l'adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche da parte del Comune. Nei giorni scorsi l'amministrazione Landella aveva espresso il proprio intento di iniziare un processo per l'abbattimento delle stesse barriere. Sentiamo i radicali come hanno commentato questa iniziativa del Comune. Sentiamo. Come giudicate voi radicali questa iniziativa del Comune e se va nella direzione da voi auspicata? Beh, noi abbiamo letto la determina dirigenziale con cui è stato preso atto di quelle che sono state le nostre istanze, che hanno poi trovato già una mozione approvata a giugno, e cioè che soltanto con la redazione di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche si potrà ridare accessibilità a questa città. Quindi siamo sicuramente, vediamo in maniera positiva l'affidamento di questo incarico dirigenziale, monitoreremo che non siano soltanto degli interventi episodici ma siano accompagnati da sistematicità, ma ciò che soprattutto ci rende consapevoli è sapere che una buona politica, una buona sollecitazione anche da parte dei cittadini di quelle che sono le istanze sociali possono portare a risultati positivi come appunto l'adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche che, dove adottato, renderà Foggia non solo un'eccellenza di Puglia ma una tra le prime città nel meridione a dotarsi di questo strumento dimenticato da 30 anni. L'intento è buono, ovviamente, solo che bisogna verificare i tempi di realizzazione. Beh, come è nella tipica azione radicale, noi non ci fermiamo mai solo alla protesta, ma facciamo anche la proposta, così come non ci fermiamo soltanto alle sterili manifestazioni di intenti. Quindi adesso monitoreremo e saremo ben attenti per vedere se questo piano troverà un'effettiva attuazione e anche per dare giustizia a quanti in centinaia di cittadini hanno firmato una petizione da noi proposta. E questa è anche l'occasione per ringraziare il meetup degli attivisti foggiani che ci hanno dato sicuramente una mano nello stare in piazza e nel rilanciare quella che è la vera democrazia partecipativa e diretta. E cambiamo argomento. Ieri vi abbiamo proposto l'intervista ad uno dei protagonisti del pool di magistrati di Mani Pulite. Oggi torniamo alla conferenza tenuta da Pier Camillo Davigo e la sua idea di giustizia. La conversazione con il magistrato è stata una sorta di anteprima del festival Destinazione Futuro. Vediamo. Un confronto che si è sviluppato partendo da una prima parte per conoscere meglio l'uomo, oltre che il giudice magistrato, i suoi ricordi della scuola autoritaria, del se non studiavi ripetevi l'anno, ma soprattutto i suoi consigli ai ragazzi sul darsi da fare, credere nello studio, guardarsi attorno e viaggiare, facendo esperienze all'estero. Ho sempre invidiato i professori universitari, ha ricordato il presidente Davigo, sono pagati per fare domande, anche a gente che non sa niente e che fa di tutto pur di dire qualcosa, mentre io interrogo persone che sanno tutto e fanno il possibile per non dire neanche una parola. Si è poi passati al tema della formazione degli avvocati, sottolineando come gli stessi siano sottoposti ingiustamente, riscuotendo il plauso dei giovani giuristi presenti in aula, ad un esame di abilitazione eccessivamente duro. Secondo Davigo risulterebbe indispensabile per un miglioramento nell'amministrazione della giustizia prevedere inoltre il numero chiuso nell'accesso al corso di laurea in giurisprudenza. Poi, tornando alla polemica ANM governo sull'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha detto: non ci siamo presentati all'inaugurazione perché il governo vuole scegliersi i giudici ed è inaccettabile in un paese democratico. Ed ancora si è parlato di corruzione, rapporto magistratura politica, i magistrati non devono fare politica, ha detto, lo dissi anche a Di Pietro, e di quelle che potrebbero essere alcune migliorie del sistema a partire da un legislatore più attento al fenomeno diffuso e contagioso della corruzione caratterizzato ancora dalla rassegnazione dei cittadini. Sono quindi seguiti alcuni interventi da parte di avvocati, giovani studenti e cittadini presenti all'evento. La manifestazione di ieri, promossa con il patrocinio dell'Università di Foggia e della Fondazione Banca del Monte di Foggia, è stata dunque l'anteprima della seconda edizione del Festival delle Idee dei Ragazzi di Odissea Club, che tornerà a luglio 2017 in quel di Vieste. Si chiama Appuntamenti con la Storia, la nuova iniziativa dell'amministrazione comunale di Foggia, realizzata attraverso l'assessorato alla cultura in collaborazione con la Fondazione Puglia Felix e con la Cattedra di Storia Medievale dell'Università di Foggia. Si tratta di un ciclo di incontri ad ingresso gratuito dal 23 marzo al 27 maggio, che vedrà alcuni contenitori culturali della città ospitare 9 appuntamenti fissati per le 18 con autorevoli storici, docenti universitari e ricercatori che
che approfondiranno alcuni aspetti della storia, soprattutto medievale, con un'attenzione particolare per il territorio di Capitanata. Sul sito teleradior.it il programma completo dell'iniziativa. Da Sanremo a Foggia, ieri pomeriggio il cantautore Ermal Meta ha fatto tappa alla Mondadori per il suo In Stortura in occasione dell'uscita del suo doppio CD Vietato Morire. Vediamo. Sfilano in libreria in questi giorni alla Mondadori di via Oberdan a Foggia, ospiti illustri di Sanremo. Dopo Michele Bravi, quarto classificato con Il Diario degli Errori, è il turno del cantautore albanese Ermal Meta, trapiantato a Bari dall'età di 13 anni, che al Festival della Canzone Italiana ha conquistato il podio salendo sul terzo gradino. Ricordo quegli occhi pieni di vita. E il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. L'artista 35enne arriva puntuale alle 14 accolto da applausi, cori e grida. Ciao ragazzi. In fila, per fortuna sotto il primo infiammante sole del mese, fan di tutte le età. Tra i 300 fa capolino anche un uomo che l'adolescenza l'ha salutata da un bel po', ma è qui proprio per un autografo di Ermal Meta. In sottofondo l'album Vietato Morire, stesso titolo del brano che ha portato al teatro Ariston, pubblicato su etichetta Mescal. Impara a disobbedire, questo il ritornello della canzone che lo ha visto tornare sul palcoscenico sanremese, questa volta tra i big, che è piaciuta a pubblico e critica e che invade le radio. Ricapitolando, premio della serata delle cover, premio della critica e terzo posto in classifica generale. Per Ermal Meta questa edizione è stata certamente un successo. Un consenso in crescita, ogni tappa dell'In Stortura di Vietato Morire per il giovane italo-albanese un bagno di folla. Il cantautore è amatissimo anche per quella folta chioma nera e riccia che incornicia un viso espressivo e di grande fascino, autografa il suo doppio CD. Ci sono 9 canzoni, i fan sono in delirio e in lacrime, quante emozioni si susseguono. Il desiderio di conoscere dal vivo il proprio idolo, l'attesa dietro le transenne e poi il faccia a faccia che si conclude con un abbraccio e persino con un mini showcase acustico. Chi sarà il prossimo artista a solcare la porta della Mondadori? Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire Ancora spettacolo, una nuova scommessa per il Teatro della Polvere di Foggia, a portare la grande musica in teatro. Nasce così il primo evento che vedrà sul palco del contenitore culturale di Via Parisi 9 la cantautrice Erika Mu. Lo spettacolo è in programma sabato 15 aprile. Nella sua veste più intima, voce e chitarra acustica, Erika omaggerà i suoi fan con una performance emozionante. La cantautrice pugliese, già premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2012, dallo scorso 7 ottobre in tutti i digital store e nelle radio, con il nuovo singolo, la cover dell'Eder, Erika Mu riporta alla luce un classico del 58 cantato originariamente da Nilla Pizzi. Visitando la pagina Facebook del Teatro della Polvere si può prenotare il posto in platea. E adesso un saluto speciale di un ex calciatore del Milan, Thomas Locatelli, sulla partita Foggia-Lecce. Vediamo. Tensione alle stelle. Domani big match importantissimo per la nostra amata, per il nostro amato Foggia. Naturalmente sono anni che non seguo il calcio e grazie ad una persona a me molto cara, un certo Massimo Curci, presidente del Foggia, mi sto innamorando del calcio, quello vero, non quello in Serie A, ma quello fatto da gente che ha voglia di arrivare in alto. Per cui è da un po' di tempo che seguo il Foggia, oltre a seguirlo sono diventato tifosissimo, tant'è vero che mi presento anche con la maglia del Foggia, regalatami dal mio amico Massimo Curci. Voglio a tutti i tifosi del Foggia augurare una strepitosa domenica e che questo sia l'inizio di una scalata al vertice e facciamo in modo che il prossimo anno si possa festeggiare la Serie B. Per cui forza, Foggia,
Mi raccomando, siamo tutti con voi. Un abbraccio, Pres, è sempre un piacere ricordarti. Ciao, Pres! E siamo in chiusura, la pagina sportiva all'interno della rubrica Sport Flash di Rino Palmieri, in onda al termine del telegiornale. Lo sport invece a cura di Teleradio Aere torna domani al termine del derby Foggia-Lecce alle 16.45 circa, sempre sul canale 88. Ad approfondire il risultato della partita sarà Pino Autunno con 90esimo rossonero in compagnia del collega. Ci saranno gli ospiti in studio. E per quanto riguarda gli altri appuntamenti con i format di Teleradio Aere, la linea subito dopo la rubrica sportiva, Michi De Finis al 20 ed eventi. E per le news è tutto. Teleradio R vi augura un felice weekend. Grazie.